Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Palla Ovale. Come potete vedere, questa sera nei nostri studi c'è una ricca presenza di giovani rugbisti aquilani. In mezzo a loro, cominciamo da lei, la nostra Niuscia. Buonasera, Niuscia. Buonasera Zen. E siamo allora con ben sei ragazzi esponenti di tre squadre di rugby del capoluogo di regione. Cominciamo, facciamo un rapido giro di presentazioni. In alto a sinistra Luca Angelone, Gran Sasso Rugby. Poi c'è Christian Buonasera. Lattanzio, buonasera, della Buonasera. Paganica. Antonio Caione, sempre della Gran Sasso. Scendiamo Buonasera. di un gradino e troviamo Gianmarco Cialente, Piercarmine Sera. Pasqualone alla sua destra con Buonasera. il Paganica Rugby e infine Marcello Angelini. Buonasera, Buonasera a tutti. cominciamo dalla nostra Niuscia e chiediamo a lei come è andato il girone di Serie A che vede coinvolte l'Aquila Rugby e Gran Sasso nell'ultima giornata. Quali sono i risultati e la classifica? Sì, allora Pesaro-L'Aquila 10 a 57, mentre per quanto riguarda la Gran Sasso che giocava con il Benevento in casa ha vinto 24 a 9, mentre la Capitolina contro la Primavera 26 a 19. La classifica vede un Aquila Rugby a 10 punti con un Benevento che la segue a 5, Primavera sempre 5 punti, Gran Sasso 4, Capitolina 4 e Pesaro 0. Proprio il Pesaro è stata l'ultima avversaria dell'Aquila Rugby Club. Chiediamo a Marcello Angelini, al di là del punteggio, quale è stata la consistenza di questa avversaria che si riaffaccia in questo campionato dopo tanti anni di assenza. Marcello. Sicuramente il Pesaro è stato un grande avversario, soprattutto nei primi 20-25 minuti di gioco, in cui ci hanno messo in molte difficoltà, un po' a causa della nostra prima trasferta, al quale non eravamo abituati, una trasferta abbastanza lunga di 3-3 ore e mezza, e un po' anche per il campo, un po' fangoso e il nostro modo di giocare. E comunque credo che il Pesaro è stata appunto un'ottima squadra per il fatto che è risalita l'anno scorso alla Serie B. E credo che negli anni futuri possa fare un ottimo campionato. Nella mia indegna carriera di rugbista, sottolineo indegna, ho avuto modo di giocare sul campo di Pesaro, lo ricordo particolarmente rovente, è rimasto ancora questo clima? Sì, identico. Sì? Non è cambiato niente. Avete avuto un po' di pressione dal pubblico, un po' insolita, no? Un pubblico che per essere una squadra, diciamo, appena risalita si faceva sentire e appunto ci hanno messo in difficoltà. Poi fortunatamente le cose sono andate per il meglio e quindi abbiamo chiuso con 5 punti. Oh, e questi invece, questi 10 punti che avete subito, come li avete subiti? Abbiamo subito una prima meta dopo appunto 20-25 minuti di gioco e un'altra da drive sempre. Verso la fine del secondo tempo, in cui comunque eravamo stanchi, la pressione era calata, anche la concentrazione, quindi abbiamo subito un'altra meta da drive. Invece le vostre sono state ben Le distribuite nei vari nostre, fondamentali sì, o? sono state mete sia di drive sia da lanci di gioco, calci. Abbiamo fatto un po', abbiamo provato un po' il nostro gioco in futuro, per il futuro. A proposito di futuro, un gradino sopra c'è Luca Angelone, arrivata la prima vittoria stagionale per la Gran Sasso Rugby. Che partita è stata contro il Benevento? È stata una partita ben giocata da parte di tutte e due le squadre. Siamo stati molto, molto più cinici rispetto alla partita precedente contro la Primavera. Siamo riusciti a dare più un'impronta del nostro gioco, di quello che cerca l'allenatore da noi, dalla squadra. E siamo divertiti tutti. Alla fine anche il Benevento si è dimostrato ostico come lo conoscevamo. Concludiamo il giro dei campi con Christian Lattanzio del Paganica e purtroppo invece Paganica non ride. Esatto, non ride, siamo andati a Civitavecchia che è sempre stata una squadra ostile in questi ultimi campionati e erano organizzati abbastanza bene di mischia rispetto a noi e ne abbiamo sofferto un po'. In touch siamo andati bene, però poi purtroppo l'esito ha parlato, insomma.
Cristian, mettiamo un po' in difficoltà Cristian, è vero che ti chiamano Super Mario e perché soprattutto? Questa è una cosa che risale all'Under 16, quando stavo all'Aquila Rugby, da parte di Simone Panepucci, che ricaccia un po' questo nome, per il modo di correre. Ecco. Oh, ridono tutti perché bene o male si conoscono, tutti avete giocato insieme anche nelle giovanili dell'Aquila Rugby, sì. No? Sì. Sì? Più o meno siete tutti della stessa età. Caione, settimana prossima questi tuoi ex compagni di squadra li affronterai? Sì, a quanto pare settimana prossima c'è il derby, l'Aquila Rugby contro Gran Sasso. Facciamo la domanda infame del giorno, facci un pronostico a questo punto. No, pronostici non se ne fanno, non è possibile. Sarà per noi sarà una partita dura, comunque l'Aquila è una squadra forte, ben strutturata e diciamo lo dimostrano anche i 10 punti in campionato e le due partite che ha disputato fino adesso in Serie A. E noi siamo umili, stiamo preparando in modo umile la partita, cercando di ritrovare i nostri punti di forza e cercheremo di fare quello che più possiamo, insomma. Faremo del nostro meglio, sicuramente con determinazione e per giocarci anche le nostre carte, insomma. Sicuramente un campionato di Serie A non si esaurisce con un derby, seppure così sentito sia da una parte che dall'altra. Però com'è il clima nello spogliatoio? Avete parlato di questa partita? Ma a differenza, già a fine stagione scorsa. A differenza di quanto si possa credere, noi per noi è una partita come le altre. Ogni partita la prepariamo allo stesso modo, cercando sempre di migliorare la fase di preparazione di un match. E per noi questa sarà una gara come tutte le altre. Non è una gara, diciamo, non è una finale, non è un match secco. Per noi sarebbe importante giocarcela bene e provare a fare punti. Per il resto non abbiamo questo particolare attenzione al derby, non è nelle nostre. Ci concentriamo su altri aspetti, ci concentriamo sul nostro gioco, sulla nostra crescita e stiamo cercando di, insomma, ritrovare i nostri punti di forza, aggiustare tutte settimana dopo settimana le cose che non vanno, per migliorarci e avere la nostra crescita. Per il resto non sono cose che ci interessano. Gianmarco, invece a Piazza d'Armi che si dice di questa partita? Come la state preparando? No, la stiamo preparando come una partita come tutte le altre. Ci stiamo cercando di allenare nel modo più giusto possibile per arrivare a domenica, per disputare una partita sì con magari un clima diverso dalle altre, però con l'atteggiamento e con le caratteristiche che distinguono il nostro gioco. Stiamo cercando di settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, di far valere il nostro gioco e dopo queste due prime partite diciamo che si sta già vedendo qualcosa. Che impressione hai di questo girone di Serie A? Dopo un anno in eccellenza con squadre che vivono esperienze a livello europeo e comunque di livello superiore alla Serie A, che emozioni ti porta scendere in campo in situazioni un po' più calde, un po' più locali, forse tecnicamente inferiori rispetto a altri palcoscenici? Ma guarda, fino adesso sono state tutte partite difficili, perché sia in casa con la Capitolina che fuori casa contro Pesaro abbiamo trovato delle squadre organizzate, magari con un campo e un pubblico ostile, ma stiamo cercando di lavorare e per quanto mi riguarda sì, la Serie A è un buon livello, mi sto trovando bene, sto cercando di entrare nell'atteggiamento della Serie A e stiamo andando bene. Come ti trovi con i nuovi compagni di squadra? C'è qualcuno che è arrivato a dare manforte e qualcuno che è rimasto, altri sono andati via, questo nuovo gruppo? Diciamo che il gruppo di quest'anno si sta verificando un bel gruppo, siamo uniti, anche se è un mese e mezzo che ci conosciamo, e si sta creando un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo. Stiamo cercando di costruire un gruppo che può aiutarci nei momenti magari un po' più difficili del campionato. A proposito di gruppo, vorrei chiedere a Pier Carmine Pasqualone, rugbista in forza al Paganica Rugby, neo acquisto
di questa stagione sportiva, come si trova in quel di Paganica? Allora, mi trovo benissimo, infatti volevo appunto cogliere l'occasione per ringraziare la società, e l'allenatore, ma soprattutto tutto il gruppo, perché mi hanno accolto benissimo, mi hanno accolto veramente con grande gioia e soprattutto con grande disponibilità. Ecco, è un gruppo molto giovane, di ragazzi fantastici, ecco, io tengo a dirlo perché non credevo di, adesso andando anche avanti con la carriera appunto sportiva, ritrovare più magari quelle sensazioni passate ormai, che si ritrovano magari un tempo quando si è veramente giovani su un campo, e soprattutto quindi quella voglia, la voglia di giocare, di mettersi a disposizione per il sacrificio, per il compagno. Quindi sono stato accolto molto bene, mi trovo benissimo e si lavora benissimo lì a Paganica, e spero che possa continuare così, possa andare avanti in questo modo, e sono sicuro che lo sarà, e sarà sempre meglio, e speriamo che al di là di domenica, insomma, che non è andata benissimo, ma non sotto un profilo del gioco, e possa sicuramente migliorare, andare sempre meglio avanti, insomma. Prima di passare la parola a Gnush, rimarrei un attimo su Pier Carmine per fare un inciso, perché nel tempo libero si è preso una laurea in ingegneria, è stato un periodo di tempo in Erasmus all'estero ed è tornato quest'anno sui campi da rugby, per questo immagino l'emozione di scendere in campo di nuovo dopo tanto tempo, sì, di attesa, no? Sì, ecco, quello infatti per me è stato anche, c'è stato un periodo di fermo, ecco, sportivo, e questo ambiente che ho ritrovato lì a Paganica mi ha aiutato ancora di più a rientrare subito in carreggiata, ecco. Sono stato fuori, ecco, per motivi di studio, per motivi universitari, però poi una volta tornato, a prescindere dalla condizione fisica che man mano, ecco, si ricostituisce, sotto l'aspetto poi più rugbistico del termine, ecco, ho trovato una corsia preferenziale, ecco, una corsia d'accelerazione, perché veramente mi sono trovato in maniera splendida, ecco, con i compagni, con il gruppo, con tutti quanti i ragazzi che ci mettono veramente cuore, veramente ritrovo, ecco, quelle cose che avevo lasciato tempo fa e che mi mancavano, ecco, soprattutto su un campo da gioco, ecco. Gnusha, chi vogliamo mettere in difficoltà? Ma a me incuriosiva sapere un attimino cosa è mancato domenica, anche se non avete perso di molto, perché ricordiamo il risultato, la Civitavecchia ha vinto per 21-10. Cosa è mancato? È mancata, cioè, parlare di mancanze sì, si può, ma rispetto, ecco, faccio riferimento per lo più alla prima di campionato contro il Messina, che è stata vinta per 15-3, tutti i calci, quindi da punti da calci piazzati, dove è stata una partita molto strutturata, tirata, ecco, in gergo tecnico. È mancata forse quell'approccio a quella partita, abbiamo messo, perché Messina stesso era una squadra molto strutturata, una bella squadra, che abbiamo fronteggiato bene, soprattutto sul gioco aperto, oltre che le fasi statiche, cosa che invece domenica è venuta un po' meno. Sarà anche per la prima trasferta, sarà anche per le difficoltà del caso e di quello che si trova, ecco, nel fronteggiare la prima trasferta di campionato, però al di là di quello abbiamo subito, ecco, le fasi statiche, cioè non siamo riusciti a esprimere il gioco che siamo riusciti a esprimere contro il Messina, perché quindi in tutte le fasi di collegamento del gioco, quali punti di incontro, o anche in fasi statiche, quali la mischia chiusa, abbiamo sofferto, ecco, la loro organizzazione. Era una squadra molto strutturata, soprattutto in mischia chiusa, e anche sull'organizzazione, sul collegamento tra mischia e tre quarti. Erano molto bravi e facevano bene il loro mestiere, quindi ci hanno messo un po' alla prova, e quindi hanno sfilacciato
quella che era la nostra struttura, organizzazione, soprattutto nel gioco aperto. Ecco, quello è venuto meno e poi lì è partita, diciamo, la partita si è giocata sulla tensione che poi abbiamo sentito, diciamo, più noi, sotto un pubblico, diciamo, è un campo abbastanza vivo, quello di Civitavecchia. Ecco. Cristian, tu ci hai giocato anche l'anno scorso, mi pare, contro il Civitavecchia. L'hai trovati rinnovati, rinforzati o sono sempre loro? Sì, esatto. La squadra, diciamo, che è sempre la stessa. Abbiamo ritrovato degli elementi, degli avversari che comunque presenti già da due campionati fa. E, diciamo, l'ostilità del campo e la cattiveria agonistica della squadra le abbiamo ritrovate, come tutti gli altri anni. È una squadra molto attrezzata, organizzata e ha dei punti di esperienza che sono i loro punti di forza poi. Voi invece puntate su un collettivo un po' più giovane. Sì, esatto, noi siamo una squadra abbastanza giovane, quasi tutti giovani, negli anni 90 rientriamo un po' tutti e cerchiamo di allenarci e di migliorare tutti insieme per imporci anche noi da qui ai campionati prossimi con più personalità. Torniamo a dare la parola alla nostra Niuscia. Che curiosità hai? Beh, dicevamo che sono squadre composte per lo più da giovanissimi. Infatti il nostro Marcello Angelini qui ha 20 anni eppure ha già maturato un'esperienza in nazionale. Ce ne vuoi parlare, Marcello? Sì. E allora, la mia esperienza in nazionale è stata una bella esperienza sia sotto il punto di vista rugbistico ma anche sotto il mio punto di vista di crescita personale, e ogni volta che andavamo all'estero anche in Italia, quindi ero convocato per un raduno di una partita con la nostra nazionale, e ho cercato di prendere sempre il più possibile da questa esperienza e per poi sperare di riportare quelle piccole cose che potevo imparare ogni volta e nella mia squadra futura. E credo che adesso il momento sia, diciamo, arrivato, perché il periodo, diciamo, delle nazionali giovanili è finito e quindi mi ritrovo a far parte di un club che fortunatamente è il club della mia città dove sono cresciuto e dove ho maturato tutte le giovanili, e quindi spero di essere in grado di poter portare questo piccolo bagaglio di esperienze e cose che ho imparato, appunto, e di metterla a disposizione della mia squadra e dei miei compagni per cercare di arrivare a un risultato che potrebbe essere il più piacevole per tutti e per la città. Senti, senza nulla togliere a Ludovic Mercier, che è uno che a mio modesto parere almeno ci ha messo la faccia l'anno scorso, quali sono i punti di forza, le migliorie che mettono in campo i nuovi allenatori, il nuovo staff? Cosa te ne sembra? Sicuramente una delle cose che metto in discussione del vecchio allenatore in confronto ai nuovi è che Vincenzo Doriani e Pierpaolo Rotilio quest'anno stanno cercando di creare un gruppo molto più solido tra compagni, sia nel campo sia al di fuori del campo, e appunto, come diceva prima il mio compagno di squadra Cialente, e siamo riusciti, anche se ci conosciamo da poco tempo perché è un mese comunque che ci alleniamo insieme, e stiamo riuscendo a creare questo gruppo e questa armonia anche al di fuori dal campo. Usciamo insieme, si va al bar a bere qualcosa, e questa è una cosa che l'anno scorso ci è mancata e che gli allenatori non sono stati in grado di trasmetterci, almeno a mio parere, e credo che nei momenti difficili che abbiamo passato l'anno scorso, se fossimo restati uniti come gruppo, forse non dico che le cose sarebbero cambiate, ma sarebbe stato molto meglio. Quindi c'era un problema di amalgama l'anno scorso? Sicuramente c'erano problemi anche al di fuori di questo, però secondo me uno dei problemi più grandi è stato la mancanza di gruppo, la mancanza di squadra e la mancanza di appartenenza, diciamo, a questo gruppo. A proposito di gruppo, da anni ormai è un punto fermo della Gran Sasso Rugby. Faccio la stessa domanda: com'è lavorare insieme a Luca, ovviamente, com'è lavorare insieme a Francesco Iannucci e a Dodo Vaggi? Beh, per quanto riguarda Dodo, io ho avuto il piacere e la fortuna di essere allenato da lui anche quando ero più piccolo con la Polisportiva L'Aquila. È sempre stato una persona
capace, simpatica e soprattutto riesce a trasmetterti quei valori fondamentali del rugby. Mentre per quanto riguarda Francesco, l'ho conosciuto l'anno scorso quando sono arrivato alla Gran Sasso, subito si è dimostrato disponibile a farci crescere, a farci migliorare, ad aiutarci in tutte le problematiche che sorgono all'interno di un campo da rugby e anche fuori. A livello tecnico non sarei in grado di giudicare perché non ho le competenze, però come persona a livello umano lo reputo una bravissima persona e sono contento di averlo conosciuto, di conoscerlo e di continuare a lavorare con lui, spero il più lungo possibile. E invece per quanto riguarda i nuovi arrivati in gruppo, c'è qualcuno che ti ha felicemente impressionato e per il quale tu hai pensato meno male che gioca insieme a noi? Beh, sicuramente l'arrivo del ragazzo straniero Jess non una fortuna, però diciamo ci dà una grossa mano sia dal punto di vista nel gioco, perché riesce ha messo a posto alcune situazioni che l'anno scorso abbiamo un po' peccato, e dal punto di vista esterno del campo riusciamo a mischiare un po' le nostre culture, lui ci insegna qualcosa della sua terra, noi proviamo quantomeno a trasmettergli qualcosa della nostra terra. Poi anche l'arrivo di Luca Di Cicco, di Lorenzo Fiore, sono stati tutti ingressi positivi all'interno della squadra. Adesso, secondo te, dove può arrivare questa nuova Gran Sasso? Ma noi non ci siamo posti obiettivi né a breve né a lungo termine. Il nostro principio è lavorare e crescere giorno per giorno, affrontare le difficoltà tutti insieme, restando tutti uniti, cercando di dare il massimo e aiutandoci. Se qualcuno ha un problema, qualsiasi cosa, cerchiamo di aiutarci man mano, però non ci siamo. La cosa più importante, che appunto anche Francesco Iannucci, tutto lo staff, è far crescere i giovani e migliorare giorno per giorno. Senti, il derby di domenica, secondo te sarà giocato più su un piano agonistico o più su un piano tecnico? Come ha detto prima il mio compagno di squadra, per noi è una partita come le altre. Ciò non toglie che comunque è il primo derby della storia, diciamo. Questo è la prima volta che giochiamo in un campionato ufficiale, l'Aquila contro Gran Sasso. Sarà veramente una bella partita da vedere e soprattutto una bella partita da giocare, con tutto quello che riguarda sia la parte agonistica che la parte tecnica. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono venuti questa sera a Palla Ovale. Noi ci vediamo settimana prossima. Buonasera a tutti. E nella prossima puntata Gnuscia la manderemo anche a bordo campo a raccogliere un po' di interviste. E grazie anticipatamente Gnuscia per stasera e per la prossima puntata. Buonasera e a presto.